Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati. Io sono i Mike e questi sono i miei fedeli dominatori del retro universo. Salve. I sopravvissuti. Sì. Allora, abbiamo Mordenkran e abbiamo Vaseline, il mio inutile fratello. Ma a proposito di questo, elenchiamo i disertori di a proposito, c'è anche il nostro amico Mono. Ciao. Visto che sta facendo il playtest dei giochi di oggi. Ma come diceva Vasili, elenchiamo i disertori. I disertori di oggi sono Astral Carlo che è scappato un po' con la scuta della neve. Marvin, che dice di essere al lavoro ma non gli dice crede di essere nessuno. A Genova. A fare che poi... No, forse a Padova, ma vabbè, dettagli. È importante. No. Bene. E poi chi mancava? Manca qualcuno sicuro. Manca il nuovo Darren Angerfire, che non sappiamo che fine abbia fatto. E il solito, il fantasma. Qualcuno si ricorda del fantasma? Ribaia è più o meno come le statue del primogenito del Sorin Dark Souls. Non si sa che è esistito. Non si sa bene che forma abbia. Vabbè, scherzi a parte, direi che è saggio partire con una sigla. Fall of Undeads. Io sono Mike, principe di Ethernet, il difensore dei segreti del castello di Retro School. Questo è Carlo, il mio eroico socio. Scoprì di avere certi incredibili poteri il giorno che sollevai il mio pad del GameCube al cielo e dissi: per il potere di Retro School, la grande forza è con me! Diventai E-Mike, l'uomo più nerdone dell'intero universo. Soltanto in tre sono a conoscenza del mio segreto: il nostro amico Marvin, Ribaia e Vaseline, il mio fratello inutile. Insieme al mio staff proteggiamo il castello dalle forze del male della Next Generation. Bene, oggi quindi E-Mike e i dominatori del retro universo tratteranno un tema importante, Fellow Vandez. Voglio dire, cari ascoltatori, se ci siete. Sì, beh, quei pochi che ci ascoltano in diretta, ma so che molti di voi ci ascolteranno anche in podcast, scaricando l'MP3 o andando direttamente sul sito. Risate varie da parte del nostro simpatico Basili. Ma allora, perché, visto che sei così simpatico, non parli tu e ci racconti un po' di cosa faremo stasera? Del pornocast? Vabbè, stasera parleremo di tutti quegli capitoli di Zelda, precisamente il 5 e il 6, usciti per la fantastica console che è il Nintendo 64. Oh. E chi è con me può vedere che io, quando ho detto fantastica, ho virgolettato. Sì, anche il simbolo è abbastanza tenibile e terribile. Oh. Rappresenta i 5 colori del male: il blu, il rosso, il giallo sulla punta, ma soprattutto il verde, tanto verde nel simbolo dell'N64. Era un monitor alla tre dimensioni. Anche il simbolo era tridimensionale. Un monitor non è un segno negativo? Certo. No, sì, per tutti coloro che si volevano avvicinare. Sì, ragazzi, noi abbiamo il 3D, quello brutto di prima generazione. E lo sappiamo fare alla grande. Perfino il nostro pad ti sembra più tridimensionale, mentre quello del Super Nintendo era comunque piatto. Cioè, era un pad, cazzo. Cioè, era una bella lastrella con dei pulsanti e tutto funzionava, era magnifico. Invece no, qua abbiamo dei tre corni, non sai dove infilare le mani, piccoli e strettini bottoni gialli. Ma sì, questo è il potere della tre dimensioni. Anche i bottoni richiamavano il logo. C'erano il bottone verde, il bottone blu, esattamente come nel simbolo della console. Ci sono quattro tasselli gialli, abbiamo quattro bellissimi, orribili piccoli occhietti gialli con delle frecce e con un orribile C in mezzo. Nessuno sa cosa ancora vuol dire C. Molti ipotizzano che voglio dire crap o cazzo. come cazzo si usa questa cosa? E tant'è che ci sono ancora queste freccine gialle. Vabbè, comunque... Ma cos'è, creepypasta o stiamo parlando di Zelda? Comunque, dicono che è stato l'albero d'Equo a inventare il pad. Non aveva mani, quindi giustamente non sapeva come andava impugnato. Ma non è stato creato da Miyamoto il pad? Vabbè, questo non si sa. Queste sono leggende metropolitane. Esatto.
Comunque, gli Zelda che tratteremo oggi e che il nostro mondo sta già giocando sono The Ocarina of Time, diciamo l'espansione di Ocarina of Time, se così possiamo chiamarla, che è sì, Master Quest. È una riedizione. Esatto. È una riedizione, è un remaster. Esatto. E... no, vabbè, cambiato i dungeon. No, no, sì, cambiato leggermente modificati. Sì. Sì. Hanno aggiunto un NPG tipo e ha modificato i dungeon. Hanno aggiunto un NPG? Sì. E modificato i dungeon. Non ho visto l'NPG, ti giuro. Ma è bellissimo perché in realtà tutto il resto del mondo è uguale. È come se tu poi entri a casa tua ed è diverso. Cioè è un po'. Sì, hanno fatto un remastered brutto. E poi un altro capitolo molto amato della saga, il sesto. Che tra l'altro dovrebbe uscire a breve. Riedizione in 3D. Majora's Mask. Che finalmente avremo la possibilità di giocare in italiano e soprattutto senza un expansion pack. Esatto. Anche se effettivamente per rigor della tradizione, per essere un vero evento, dovevano farlo uscire per New 3DS, perché così hai bisogno del, non puoi usarlo sulla console originale perché il titolo spegiona troppa potenza, hai bisogno di quel megabyte. Beh, che era assolutamente fondamentale. Scherzi, ma questi due titoli di Zelda per Nintendo 64 sprigionavano talmente tanta potenza, tant'è che Ocarina of Time è tipo il gioco più pesante creato da Nintendo a cartucce prima della GameCube. Sì, del GameCube. Ben 32 mega. Beh, megabyte. Tantissimo. No, megabit. Mm-hmm. Sarebbero 256 megabit. Quindi il rapporto è 1:8 wasabi. Ma il fatto è, beh, ammirabile come siano riusciti a fare stare tutta quella roba. Sì, tutto il gioco, infatti originariamente in Master Quest, che si chiamava, il progetto era, si chiamava Ura Zelda, significa un altro Zelda più o meno. Quello è Master Quest? Sì, Master Quest, doveva contenere tutte le parti mancanti di Zelda per, di Ocarina of Time per Nintendo 64, che poi però sono state incluse solo nella versione GameCube. Tra l'altro, perché per mancanza di spazio anche su una Ura. E erano stati progettati per funzionare, Ocarina of Time e Majora, per funzionare su 64DD, che sì, tu sicuramente i Mike conoscerai. Ma ovvio che conosco. È una piattaforma di espansione come il Famicom Disk System per il Famicom. Fondamentalmente un lettore di floppy giganti. Sì, ma aveva anche un hard disk proprietario dentro. Infatti sì, si chiama Disk Drive. Esatto. Da tipo 250 mega. Che serviva appunto per far girare i giochi che altrimenti non sarebbero potuti girare. Dannazione, quante diavolerie che si inventava la Nintendo, eh? Ragazzi. Cioè, voglio dire, c'avevano fissa con l'inventare stronzate da buttare su nelle console. Insomma, ma era no, un po'... in Zelda non ci sono i Mimic. Non si sa mai, ragazzi. Ok. Vabbè. Stavo dicendo. Ok, il nostro amico Mono ha appena dato una spadata a uno scrigno per timore che fosse un mostro. Molto divertente. Cosa bisogna dire che per la Nintendo, un po' anche nella sigla, la console è stata sempre vista come un albero di Natale. Cioè all'inizio tu compri la versione base, spoglia, e poi c'era un secchio di stronzatine luminose da attaccarci sopra per farci girare cose. Ma non ho capita come filosofia di mercato, e forse quasi tutto il mondo intero penso che non abbia capito come filosofia di mercato. Ma tant'è che troviamo un secchio di cose anche per il bellissimo pad del 64, come per esempio il Rumble Pack, la memory card, e non potevi averne due insieme perché sennò esplodeva. E poi la possibilità di metterci le cartucce del Game Boy che serviva solo per Pokémon e nient'altro. Insomma, tutte queste cose carine. Cioè, già era scomodo il joystick, figurati con un tumore sotto che gli pende. Insomma, bello. Sì, beh, ma se ci pensi, mi permetti, anche la Sega, se vogliamo, ha fatto... Eh sì, in Giappone c'era sta moda. Poi la Sony ha detto, beh, ragazzi, facciamo una console normale. Vedo Mono bello pratico di sto gioco. Beh, comunque torniamo a Zelda. Lo sviluppo di Zelda, almeno del primo dei due capitoli, certo, di cui parleremo stasera, era uno dei due progetti originali con cui Miyamoto voleva far uscire Nintendo 64. Il primo è ovviamente Mario Bros 64. Infatti ci sono delle feature di entrambi i giochi che, diciamo, che condividono, che sono condivise da entrambi i giochi, in quanto purtroppo, per fortuna, l'ideatore è lo stesso e li aveva in progetto quasi in contemporaneo. Comunque, dopo 4 anni di sviluppo attivo, nel 1999, se non erro, sì, è uscito finalmente Ocarina of Time,
che ha introdotto notevoli modifiche, ha portato notevoli innovazioni al mondo videoludico. No. Esatto. Ah, prima di tutto è il primo capitolo in 3D, poi c'era come innovazione c'è lo Z-targeting, ovvero il fantastico pad del Nintendo 64 ha un bottone dietro al corno centrale denominato Z, e quando attacchi un mostro, se premi quel bottone te lo autotargetta in modo tale che la visuale si giri, la telecamera si giri in automatico quando tu ti sposti, in modo tale da averlo sempre di fronte, il che facilitava ovviamente, facilita tuttora l'uccisione dei mostri. Cioè è uno che poi è diventato uno standard. Sì, è uno standard di quasi tutti, tutti gli action RPG. Esatto. Ovviamente non si chiama più Z targeting, perché il Z è solo del bottone brutto. Esatto. Però il concetto è sempre quello. Sì. Poi i filmati del gioco sono fatti tutti in tipo sono cinematic con in grafica di gioco, se non erro. Sì. Proprio il regista ha voluto farli così per fare in modo che il giocatore fosse sembrasse ancora più al centro dell'azione. E oltre a una telecamera più usa lo scudo, amore, usa lo scudo e allontanati. E oltre a una telecamera che si praticamente quasi automatica, gestita quasi completamente da un'IA, che serviva appunto per anche per semplificare, perché l'uso di quel pad. E nel 99 sono usciti due progetti separati. Uno, come abbiamo detto, è Ura Zelda, che poi è diventato Master Quest. Sì. E un secondo progetto che si chiamava Zelda Gaiden, che sarebbe tipo Hidden Zelda, cioè Zelda nascosto, se non erro, qualcosa del genere. Sì, sì. Tradotto molto rozzamente, però. Zelda nascosto, che non mi ricordo nemmeno cos'era. È un praticamente, da quello che poi hanno mostrato, era un secondo progetto segreto, che poi quando che mi pare nell'agosto del 99 o del 2000, hanno mostrato degli screenshot, e erano evidenti che era lo sviluppo di Majora, perché si vedeva l'orologio della città, e si vedevano degli elementi che poi hanno chiari elementi che quello era Majora. Sapevi che Majora's Mask doveva essere parte di Ocarina of Time? Sì. Poi, infatti è il suo sequel diretto. Esatto, ma doveva essere parte, forse doveva essere il prequel, cioè prima degli avvenimenti di Ocarina, doveva esserci Majora. In realtà poi la storia si è evoluta diversamente. Sì, sì, beh, chiaramente, sì. Perché c'erano lì di spazio sulla cartuccia, non potevano fare di più. No, sì, la storia, ma proprio la storia del gioco si è evoluta in maniera diversa. Sì, ha modificato. Perché in Majora Link deve cercare la fata e il cavallo, che gli sono stati rubati da due personaggi. E intanto è stato e nel mentre è anche stato maledetto da Skull Kid. Beh, ma magari ne parliamo più tardi. Concentriamoci su Ocarina of Time. Parliamo magari, Basinin ci parla delle caratteristiche di questo gioco. Allora, mio Dio, da dove cominciare? Beh, intanto c'è un grosso utilizzo dei pulsanti gialli per tutta la gioia degli appassionati del pad del 64. Ovvero abbiamo il pulsante della freccia superiore gialla, che non mi ricordo cosa serve. Ma comunque gli altri non tre servono per... Non lo usi in prima pulsante di studiare la grafica. Sì, forse ti manda il visuale in prima persona. Vabbè, fa una cosa di tipo. E gli altri tre bottoni invece, ogni direzione puoi settare un oggetto diverso. E quindi puoi usare fino a tre oggetti contemporaneamente. Il che è molto particolare per la serie. Perché dal capitolo prima, come per esempio Link to the Past, era possibile equipaggiare solo un oggetto alla volta. Mentre adesso si ha la possibilità di... premendo l'opportuno bottone di attivare l'oggetto. E anche se appunto, essendo il pad conformato come abbiamo detto prima, non è particolarmente comodissimo come soluzione, ma almeno ti permette di avere un range un po' più ampio. Poi appunto avere novità, appunto il Z-targeting, che ti permette anche per l'uso di armi come arco e frecce e fionda, ti permettono di colpire in automatico, che è molto buono contro alcuni nemici, mentre perché il visuale in prima persona serve solo per colpire dei target specifici, ma non è comodo in combattimento. Altra dinamica del combattimento che è praticamente è stata aggiunta è il fatto che determinati nemici devono essere affrontati a una determinata distanza, in una determinata postura, come appunto devi tenere lo scudo in alto.
e mi dicono che c'è la musica. Bene, mettiamo un attimo, fermiamo un attimo le chiacchiere, gli sproloqui di Vaseline per mettere giù la prima traccia di oggi. Ottimo, siamo già stufati di questa traccia che è piuttosto ripetitiva, perciò proseguiamo con le chiacchiere. Allora, insomma, stavo dicendo, sì, introduce la tempistica nel combattimento, essendo uno dei primi giochi, diciamo, di combattimento, di avventura 3D proprio con la spada. Perché abbiamo... intendi che in Link to the Past, cioè vuol dire, in sì, Link to the Past non c'è il combattimento con la spada. Sì, ma in tridimensionale ha cambiato un po' le cose. E quindi i nemici, dovendoli affrontare, non potendo avere tanti avversari in uno stesso momento e avendo degli avversari che volano, è cambiato un po' le tempistiche del combattimento. Anche i nemici adesso sono dotati di scudi e quindi il combattimento è diventato qualcosa di più lento, perché i nemici staranno in parata, quindi noi dobbiamo aspettare che si mettano in una posizione fragile o che attacchino e controattaccare. Cioè, diciamo che hanno sviluppato un altro sistema di combattimento che, se non è del tutto riuscito, perché per esempio hanno mantenuto alcune soluzioni che erano da gioco bidimensionale, come per esempio il fatto che se teniamo premuto B, Link faccia un attacco a 360 gradi, non ha una grande utilità in un gioco. Certo, è difficile capire sul 3D, dove stai prendendo. Era molto efficace in un gioco bidimensionale, perché il range della spada è bene o male quello, se non con qualche potenziamento, però. Più che altro è difficile capire dove colpisci a 360 gradi. Esatto. Cioè, certo, davanti a te è circa 90 gradi da un lato e dall'altro, cioè circa 180 gradi, sì, insomma, sì, sì. Dal centro del tuo personaggio puoi avere un'idea di cosa stai facendo, ma dietro è completamente inutile. Anche gli attacchi a spalle non puoi farci, esatto, nulla. E vabbè, quindi queste soluzioni un po' ibride, perché si sperimentava per la prima volta con una tridimensione, quindi certi elementi sono curati e ben riusciti, altri decisamente meno. Per esempio è ben riuscito al fatto di mirare sia con la fionda che con l'arco in prima persona per scovare bottoni nascosti e cose del genere nelle stanze. Tutte meccaniche che poi con l'andare del tempo non si sono modificate, se ci pensi. Per esempio volevo fare, sto studiando in questo periodo giochi come Dark Souls, Demon Souls, che sono avventure anche loro di nuova generazione. Abbiamo praticamente, sì, sì, le stesse identiche meccaniche. Sì, più o meno, per soprattutto riguardo il combattimento, un combattimento un po' più riflessivo. Ma anche l'arco, se ci pensi, la prima persona c'è, sì, in entrambi, sì, i giochi, sì, sì. Come abbiamo in entrambi i giochi lo scudo e la spada e le possibilità di fare attacchi diversi, attacchi in salto, eccetera eccetera. Sì, sì. Forse questi giochi sono stati fortemente ispirati a questo brand. Sì, sì, sì. Beh, Zelda, Ocarina of Time e Majora's Mask, quando sono usciti, hanno influenzato molto sul mercato. Hanno impattato molto sul mercato in cui, di quei tempi, diciamo, sono stati delle novità in molti versi. Alcune sul momento è piaciuto a tutti, hanno detto che è la più grande di sempre. Adesso le recensioni attuali, diciamo, sono un po' più critiche, cioè tendono a esaltare i pregi che comunque sono obiettivi del gioco, però come tutti i giochi non è anch'esso privo di difetti. Anzi, come appunto dicevo, quell'attacco a 360 gradi è un po'... Continua a dare belle emozioni, sembrerebbe, a giudicare. Sarebbe bello, e spero che un giorno riusciremo a fare, avere una videocamera che registra il gameplay mentre parliamo e un sistema per videoregistrare la partita in diretta, così che si abbia comunque non solo la nostra voce, ma proprio tutto quello che sta succedendo nella nostra sede, no?
Io ce la stiamo mettendo tutta per riuscire ad arrivare a farlo, ovviamente. Ma ci vorrà ancora tempo e fondi, fondamentalmente. Insomma, vedremo. Sì, comunque. Comunque, Invasi in Ocarina è finito nel Guinness World Record come il gioco con la valutazione più alta. Sì, sì, sì. Che ha avuto dal 2008 al 2010 da Metacritic: 99 centesimi. Sì, sì, sì. Neanche sì. Un euro. No. Ma per dire. Anche se vediamo le recensioni più attuali, per esempio quelle di Sequalities, dice che appunto, come tutti i giochi, non è anch'esso privo di difetti, mentre quando è uscito sembrava il gioco perfetto. Stessa cosa con Mario 64, in uscito era il gioco perfetto, però se adesso lo analizziamo in modo un po' più obiettivo, i comandi non sono proprio questo spettacolo di perfezione, soprattutto per un genere come il platform, in cui i comandi sono uno degli aspetti più importanti del gioco. Ci bisogna di una torcia, ma... Certo, c'è da dire che forse per il tempo. Chiaro. Ma erano... per il tempo rappresentava una novità del tutto. Cioè, forse era il gioco perfetto per il tempo, perché il 3D esisteva prima anche di Legend of Zelda, sì, ovviamente. Sì, ma non era mai stato sfruttato in questa maniera. Cioè, coloro che l'hanno giocato sono trovati un universo completamente nuovo. E quindi è proprio una nuova tipologia di gioco che prima non esisteva. Un po' come è successo che ha avuto Dark Souls. Cioè, su console non si era mai visto un gioco di quella tipologia. Intendi action RPG? Sì, un gioco come Severance più o meno. Ma... Ah, Severance era un grande classico. Anche quello, secondo me, ha dato molto a Dark Souls come genere. Ma per dire, diciamo, è un... C'è stato un rumore con il microfono, ogni tanto perde un po' di segnali, si sentono dei suoni. E... Scusate. Insomma, sì, appunto è stato rivoluzionario. Per quanto riguarda la trama, anche qui è un po' più complessa rispetto agli altri Zelda, in cui per esempio Link to the Past, Zelda 1, Zelda 2 non avevano mai dato un forte impatto alla trama, non c'erano PG carismatici, avevamo solo il protagonista e praticamente personaggi secondari abbastanza rilevanti e dungeon. Invece in Ocarina of Time si dà più peso alla figura di Zelda, che non è solo più la principessa simbolica da salvare, che non fa niente. Abbiamo finalmente un cattivo, un malvagio della trama consistente, che ha delle sue motivazioni, ha un design, ha diciamo un carisma. Cioè Gandalf ci sembra figo dall'inizio alla fine, cioè noi ci sentiamo un bambino sfigato la prima volta che lo incontriamo, vediamo questo cattivo col cavallo nero che ci travolge e diciamo cazzo, quello lui sì che è un figo. E cazzo, noi siamo veramente delle merde. E solo diventando adulti attraverso le prime ore di gioco diciamo oh cazzo, adesso sono figo anch'io, e anch'io adesso ho la possibilità di affrontare il cattivo. Magari ci prendiamo un attimo di pausa per la musica e poi parleremo altri 2 minuti, poi c'è la pausa. Vorrei che negli ultimi 2 minuti parlassimo un po' della caratteristica di Ocarina of Time, che è abbastanza importante, che non abbiamo ancora detto niente. Comunque, dopo vediamo. Tanto musica. Sì, ho visto. Ok, siamo tornati e stavamo giusto dire a Vaseline
la caratteristica importante, fondamentale di questo Ocarina of Time, che sono appunto la musica. La musica e l'ocarina. E il tempo. E il tempo. Infatti la colonna sonora è molto importante, è sempre ben caratterizzata, ha delle grandissime tracce, forse fra le migliori della serie. E alcune sono tratte appunto dalle canzoni che si possono fare durante il gioco, che hanno dei poteri diversi. E ogni canzone, diciamo, che suoneremo con l'ocarina del tempo che verrà donata da Zelda a Link per poter appunto avremo questa ocarina che verrà donata da Zelda, che ci permetterà di sbloccare nuove situazioni di gioco, ci permetterà di viaggiare in determinati posti, aprire porte di determinati dungeon. Fondamentalmente, quindi, in questo Ocarina of Time è stato veramente importante per la linea poi della serie Zelda, perché da questo gioco è partita la cosiddetta divisione delle linee temporali. Sì, che secondo me è un po' una trovata della Nintendo, perché i giochi non erano collegati originariamente, certo. E quindi diciamo che Miyamoto ha voluto simboleggiare Ocarina of Time, essendo stato il titolo più apprezzato dalla critica, più emblematico, come il centro e il fulcro della storia, dell'ambientazione. È quello che secondo me si prestava anche meglio a questa variazione, perché con la scusa del viaggio nel tempo, giustamente c'è una linea temporale dove Link da bambino non c'è, non cresce. E giustamente il Link adulto vuol dire che esisteva in un universo dove Link effettivamente non c'era. E via avanti così, cioè, poi ha creato un sacco di svarioni con questa idea. Sì, ma si poteva fare benissimo con qualunque altro capitolo. Volendo, sì. Anche Link to the Past, Link rimane nel mondo d'oro, Link rimane nel mondo normale, il mondo d'oro esplode, il mondo d'oro diventa il mondo di Wind Waker, si allaga, e, cioè, voglio dire, è stata più una scelta, secondo me, emblematica per quello che ha rappresentato il capitolo di Ocarina of Time nella serie, ovvero con questo capitolo la Nintendo voleva dire: questo è il nuovo Zelda, cioè ha creato un nuovo standard. La svolta, non ci saranno più le stanze alla visuale dall'alto, ma ci saranno delle stanze esplorabili esattamente come, diciamo, il mondo circostante, cioè non c'è più questa differenza fra il dungeon e il mondo circostante come c'era prima. Potremmo trovare anche nelle case, nelle cose, oggetti nascosti, molto più di quanto riusciva a dare la versione bidimensionale, insomma. Certo. Anche se comunque i dungeon e le varie cose sono elementi della trama, li troveremo comunque sempre perché è proprio caratteristico del gioco, ma diciamo cambia appunto molto le dinamiche del gioco, come appunto la possibilità di nuotare, ti permette nuovi spazi di esplorazione, come per esempio oggetti come gli stivali appesantiti che ti permettono di camminare sul fondo dell'acqua, cioè del fondo dei vari laghi o del mare. Abbiamo purtroppo finito il tempo. Ricominciamo tra un quarto d'ora con la seconda parte del programma, dove parleremo di Majora's Mask. Intanto grazie per averci seguito, grazie a Vasilin per il suo studio e il suo approfondimento per questo bellissimo titolo. Ci sentiamo più tardi, ragazzi.